Allora, partiamo. Piedi paralleli a un pugno di distanza tra paralleli, un pugno di distanza tra le ginocchia. Mani sotto le cosce, uso i miei bicipiti per supportare la colonna vertebrale. Si fanno prima dei respiri per andare a sentire uno stato di concentrazione, connetterci, diventare consapevoli e trovare l'equilibrio, i equilibri per lavorare l'energia più possibile. Ok, quindi sento il peso sugli ischi e cerco di distribuirlo in maniera equilibrata. Adesso prendo aria, porto l'aria lateralmente. Espiro, attivo il pavimento pelvico, allontano l'ombelico dalla maglietta e connetto le cose verso il bacino. Ancora inno, chiudiamo gli occhi e cerchiamo di trovare tutte le connessioni. Espiro, le braccia sono ben attive. E ancora inno, ed espiro. Concentro sulla parte alta del tronco, sento il cingolo scapolare bello, attivo, stabile. Adesso apriamo gli occhi, inspiro, preparo, sento la mia colonna vertebrale costruita più lunga possibile. Espiro, retroversione del bacino, la parte alta risponde, spalle in linea con la triangolazione dell'anca. In linea. Due, tre. Espiro, prima mi allungo verso l'alto, round nella colonna vertebrale per dare spazio alle vertebre e lunghezza ai muscoli. In due, tre, ancora una volta, e round, due, tre, e in. Mantengo sempre il supporto dell'addome fatto dal cuore. L'ultima volta, round, a questo punto allungo le braccia in avanti senza perdere la stabilità delle scapole, incremento l'attivazione delle gambe e vado ad appoggiare le spine iliache posteriori in pausa e risalgo verso. Afferro di nuovo, arrivo con le spalle sulle anche e mi riallineo, round ancora e spiro. Braccia, due direzioni opposte, comincio la discesa partendo dal cuore. Arrivo sulle vertebre lombari, in ed espirando risalgo, fermo le gambe e mi riallineo. Ancora una volta, round, braccia, incremento l'attivazione della muscolatura che attacca il e arrivo ad appoggiare le vertebre lombari, salgo verso il basso 5 volte, in sopra le spalle, es, in oltre le spalle, es, mantenete le scapole stabili, 3, e senza allargare le braccia, arrivate dove potete, mantenendo le braccia vicino agli orecchi, 4, e l'ultimo, più indietro se possibile, 5, porto le mani e si guardano tra loro, inspiro, espiro, approfondisco l'attivazione degli addominali, senza mettere in tensione il collo, ritorno, round, mi riallineo, apro le mani, porto le braccia su, inspirandomi a lungo, espirando, stabilizzo bacino e tratto lombare fatto dalla testa, tratto toracico, tratto lombare, sleccio ancora una volta in, ed espirando riporto il peso sugli ischi e stabilisco una vertebra sull'altra e chiudo, ancora riapro, mi allungo, questa volta senza articolare faccio un pinch sull'anca, porto il peso in avanti. Adesso parto dal tratto dal bacino, vado in una flessione, porto il peso sugli ischi e mi riallineo lasciando le braccia davanti a me, chiudo, tutti si ruota verso di me, poco, piccolino. E round, questa connessione è uguale, sono in una rotazione, non una flessione laterale, scendo, due,
tre, quattro, in rimango, piccolino là, tre, e due, e sempre il movimento di parte dal core, uno, e risalgo da dove sono arrivato. Arrivo, del vuoto, riallineo le vesti, le palmo verso l'alto e vado a fare un'estensione. Due, tre e uno. Palmo verso il basso, tre volte. Extra il vuoto. E in, estendo le spalle, estendo la palma torace. E torno. Attenzione al collo, non spezzate il collo, supportatelo, è lo sterno che va verso l'alto. E torno. Due, tre, si ruota lontanamente, si parte dal bacino, si fa una retroversione, si scende piano, con controllo, controllando la rotazione, prendo là. Uno, mini, e due, e tre, in pausa, esco, qualcuno mi tira dalle braccia, ma senza perdere la stabilità delle scapole, torno bene in centro, riallineo, palmo verso il basso, porto i gomiti in linea con le spalle e vado ancora una volta in un'estensione, ma le braccia sono in una posizione diversa. E torno, allungo e ripiego. E extra vuoto. Lombro, estendo la parte toracica, torno in una linea, allungo le braccia più vicine possibile alla parete senza perdere le scapole e ripiego, sento resistenza, ancora una volta, extra, ruolo e estendo, torno al centro, allungo, vengo in avanti, metto le mani vicine al bacino. Porto il bacino vicino a noi, afferro e adesso forza, cerchiamo con l'aiuto delle braccia di costruire una colonna vertebrale bella dritta, chi ha problemi, chi ha più difficoltà mi raccomando, il tratto lombare bello sostenuto, sentite la parte toracica, bella, forte, attiva e rango, le braccia continuano a tenere ma la spinta degli addominali porta le vertebre giù, una alla volta, piano piano, le braccia si allungano consentendo all'articolazione. Con controllo, concentratevi sui muscoli bassi, bravo. Avvicino i talloni a un pugno di distanza, a un piede di distanza e scendo. Ok, bene. Da qui ancora una volta vado un po' a aprire il petto, porto le braccia su in linea con le spalle, piego i gomiti e porto il dorso della mano più possibile vicino al pavimento e ritorno con la mano in linea e ora porto il palmo della mano vicino al pavimento cercando di tenere la stabilità delle scapole. E torno ancora una volta indietro, inspiro e torno al centro e in avanti, stretto le spalle e torno, riporto le braccia su e scendo e sento bene gli omeri in una sorta di extra rotazione, il palmo della mano è bene verso il basso, il bacino nero. Respiro, tilt attraverso l'uso degli addominali, ischio-plurali, stacco le vertebre una alla volta, stretto i flessori dell'altra, in, fuga verso lo sterno, S, sdrop, sterno morbido, poste davanti verso quelli dietro, un bel dico al mat, sacro, coccige, ancora, in, ed espiro, tilt. Ischio plurale, stretto i flessori, le mani vogliono toccare i talloni vogliono arrivare alla punta delle dita, in, cubo verso lo sterno, crea una linea bellissima, e, S, fra ginocchio, anca e spalla, articolo una vertebra alla volta, ancora uno, in, e, S, due, tre,
Portiamo le braccia indietro, inspirando ed espirando, srotolo mantenendo le braccia indietro e sento due direzioni opposte. Le mani vanno via lontano e in direzione opposta le vertebre appoggiano sul mat. In, scendo. Es, salgo. Tiro. Scendo con le braccia. Risalgo col bacino, controllando. In, le braccia vanno indietro, sentendo che le scapole non elevano. Es, srotolo. Due, tre, una vertebra a volta e rimango. Le braccia scendono. In, ed espiro, risalgo. Entro in shoulder, bridge, break. Concentratevi sulla gamba lontana da me. Abduttori, muscoli dietro la coscia, obliqui dalla parte opposta. Stacco il tallone della gamba vicino a me, metà darsi e dita. E cinque volte. In. Due. Tre. Quattro. Cinque. Allungo la gamba verso il soffitto. Srotolo, mentre la punta delle dita va al soffitto, le vertebre scendono piano piano. Da qui abbassiamo la gamba e la riportiamo su. Abbasso, flex, bacino fermo e stabile, poi salgo, ancora uno, abbasso, flex, stabile il bacino, poi su, rimango, prendo aria e srotolo, articolando, risalgo su. Due, table top, usando il flessore del ginocchio e usando l'estensore dell'anca appoggio a terra, cambio gamba, talloni, punte, 5 e in, 2, 3, sentite il muscolo dietro che lavora, 4, 5, allungo e srotolo, 2, 3, arrivo al bacino neutro, stabilizzo e scendo, point e salgo flex, e scendo, point e salgo flex, e scendo, point e salgo flex, point e tiro il bacino, salgo su, sento bene gli addominali, table top, abbasso le braccia, salgono in pausa ed espirando srotolo, mantenendo le clavicole ben aperte. Ok, per questione di spazio mettiamo le braccia in posizione del candelabro. In, preparo, espiro, stabilizzo, porto la gamba vicino al mento, col top, l'altra raggiunge, le unisco bene insieme e tutti verso di me partendo dalla dita, spine twist, in, es, obliqui interni, le cose davanti vanno verso l'orecchio, in, es, torno dalle cose, in, stabilizzate la parte alta, il range dipende dalla stabilità della parte, in, es, ancora, in, allungo, es, flex, in, allontano i talloni, es, dalla vita, torno, point e piede, in, allontano, ruota, es, allungo, in, flex, es, torno, ancora due, point, piede, in, allungo, soltanto quadricipiti per stendere i ginocchi, flex ed espirando torno, poi piego, l'ultimo e ruota, uso il quadricipite per stendere i ginocchi, flex, spingo i miei talloni, torno espirando, poi e piego, passo la gamba vicino a me, l'altra braccia su, palmo di volto in avanti, inspiro, fuori l'aria, salgo su, chest in e la gamba vicino a me, palmo di volto,
allungo in flessione, cerco di incrementare la mia flessione, scendo point, piego, le braccia arrivano in linea con le spalle, metto dietro e scendo ed espirando lavoro i centri sugli addominali, in pausa, esalo, in table top le braccia nude, es, in flex, es, incremento, in point, piede, metto la gamba giù, le mani dietro, e es, scendo. Ancora due volte, in, parto dal core e faccio una bella flessione toracica senza mettere tensione nel fondo. Table top allungo in, es, facciamo lo flex e incremento, meno cicli respiratori, poi in, scendo, es, abbasso, ancora uno, in, es, core, sguardo alle cosce, in, es, flex. Rimango e ruoto verso di me. Dalla vita. Non dai gomiti, non dalla testa. Lo sguardo è immediatamente oltre la gamba dal lato dove va. In, es, in, rimango. Allungo le braccia. Table top, la gamba non cade da me, l'altra, braccia su, spalle, e entro in 100 rep modificato con double leg lower, inspiro, espiro, 100 rep, in abbasso, est side, in tallone verso il bacino, est curl, vale, ve l'ho detto, e torno, table top, cioè su e scendo, e riparto tre volte, est stand, in abbasso, est recupero, in tallone, est curl, ginocchia verso la fronte, fronte verso le ginocchia, torno il bacino neutro, e table top, braccia e ancora uno, e es, due, tre, in, due, tre, scendo, e curl, due, tre, e neutro, e su, e da qui abbassate la gamba vicino a me e la allungate, l'altra e l'allungo, palmi che si guardano, su, e scendo e vado in una leggera e controllata angoloversione per stretchare gli addominali. Ritorno indietro e faccio braccia rollate. In. Il bacino va verso i talloni e il top della testa pure mentre non venite viene in me. In braccia. E parto dal bacino per articolare il seno. Oh, 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 Fiorella. Fiorella, su, lì, su, e scendo. Ancora, e in, e flessione. Gambe strette, 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 strette. Bene, attenzione a non schiaccicare il mento verso il petto. In ed es, parto dal cuore. Apro l'angolo dell'anca, con controllo, ma come centro sui flessori dell'anca. Trovo il mio chest lift, bellissimo. Porto su,
Sì, ancora un in chest lift. E ora tutto insieme, sale, mantenendo una bella, bellissima curva. Attenzione, con la testa esco, è il prolungamento della columna, non crollate con la testa giù. Braccia parallele, scapole stabili, stabili, testa dell'omero nella sua accumulazione, fa attenzione a non essere qua. Andiamo qua, tutti. E torniamo nella posizione. Andiamo qua, scivoliamo con le scapole verso la falsa toracica e rimettiamo in posizione. Adesso vi stabilisco una vertebra sull'altra, porto le braccia su, flex e metto le mani dietro la testa. Sbaglio twist e verso di me, ruoto e implemento centro. E allungo, ruoto, centro e ruoto, centro. Sentite le scapole che allontanano dalla colonna e il movimento parte dalle coste. Ruoto e centro. E ruoto e centro. E due, ancora. Centro e uno, ancora. Creo spazio tra spalle e ho detto, porto le braccia su, piedi in poi. Prendete la gamba lontana da me e tre volte, round, e mi porto dietro la gamba e appoggio il gambo lontano. E ritorno per preparare rolling back e ball. E torno indietro, due, tre, e risalgo, due, tre, e ritorno, indietro, due, le mani tirano, la gamba e la gamba spinge. Due, tre, allungo e prendo l'altra. E, S. Il movimento parte dal bacino, non dalle spalle. Come donne di natura. E torno. E vado indietro. Due, tre, e torno. No tensione nel collo. E vado indietro, due, tre, e torno, tre. Adesso mettiamoci in con il peso sul sacro, sempre per aiutare il bacino. Recupero l'altra gamba, la metto per partire per leg change, stacco, non cambio niente nel tronco, leg change. E quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora due, nove, dieci, l'ultimo rimango su con la gamba a posto, quella non sono partita, tutte e due su, avvicino i talloni, afferro e guardiamo un po' all'interno di voi, dal bacino, sospendo e torno. E in, in, tutti, e in, mi fermo, apro, alzo un pochino le mani e supporto dall'addome e cerco di allineare, vado sul fisco. E chiudo e torno dietro gli schivano e apro, parto dal bacino, vado sugli ischi e li allineo, attivo gli estensori ma continuo il supporto dagli addominali e chiudo e scendo. Adesso stacco, chiuso e freno, uno, due, tre e su e distendo e due, due, tre e su e distendo, allineo la testa e tre, due, tre, avvicino le gambe, cinque double leg stretch in direzione opposta,
un gigantesco sbadiglio, vieni. Due, ricordate le braccia. Tre, più indietro possibile, ma più vicino possibile. Quattro, cinque, stretch il tratto lombare, retroversione, le gambe spingono, salgo su, e al primo, apro, aspetto, stretch un po' le gambe, e gambe, eccetera, e tiro le piede, vado in direzione di estensione delle spalle, stendo la parte toracica, eccetera, e gambe. Senza collassare, mi raccomando, non mi fate niente, eccetera, prima di andare indietro, allungatevi, è solo la parte sopra, è come se il corpo della testa non volesse staccarsi dal soffitto, qua, eccetera, ok, bene, giusto, e in, due, e c'è, chiudo, ok, da qui hinge back, schiena dritta, stacco i talloni, stacco le punte, e chi vuole mettere le mani due è più facile, se no le mani qui, e srotolo con controllo partendo dal cuore, le mani tirano e gli addominali riportano il bacino verso il basso e le vertebre una dopo l'altra, con controllo verso il basso. Ok, single leg stretch. Allungate la gamba lontana da me. 12. 3. E 4. E 5. E 6. Core. Un bel libro lontano dalla mia. E non avvicinate troppo la gamba al pezzo. No. 10. Sentite gli adduttori. Adagio a lei. 11, 12, di nuovo su, streccio il tratto lombare, di nuovo salgo e da qui adesso allunghiamo la gamba vicino a me, flex, apro l'altro, mi allungo verso l'alto e vado a fare lo stretch. 2, 3, in rimango ed espirando risalto. 2, 3, chiudo, apro le braccia, aspetto la gamba è vuota, no, dall'altra parte fa, là, ok, benissimo, inspiro, rimango, ed espiro, sentite il bacino che guarda in avanti, non lasciate la spina iliaca contro laterale, segua, la rotazione è dalla vita, ok, torniamo al centro, porto la gamba su, l'extra vuoto e da qui estendo la colonna e stretch un pochino andando verso l'interno e c'è e verso l'esterno e c'è e verso l'interno su se no non si stretta nulla e centro e verso l'esterno e centro e ritorno al centro allungo si fa tutto un altro lato a piedi flex, mi allungo e scendo, 2, 3, inspiro, porto l'aria dietro, scapole verso il bacino e torno, peso sul viso, recupero bene la posizione, mentre chiudo con le braccia e ruoto, 2, 3, incremento la rotazione, mantenendo il bacino fermo, in, e testa, attenzione a non farlo solo di testa, fatelo di tronco e torno al centro, 2, 3, point, no, ho fatto flex, rimango a flex, da qua attivo gli estensori e entro verso l'interno, straccio il gluteo e verso l'esterno e verso, sentite il range di movimento come cambia lo stretch sulla muscolatura e attacca sul bacino e torno e centro, recupero, l'altra, questa volta round, peso indietro, stacco i talloni, stacco le punte, con controllo scendo,
ed entriamo in criss-cross, mano dietro, allungo la gamba lontana con le ruote. Sentite il movimento che parte dalla vita. Ancora, 5, gambe, piedi sulla stessa linea, 3, piedi sulla stessa linea, 2, 1, centro, afferro, straccio ancora una volta il fascio lombare, e ritorniamo, braccia, andiamo a stracciare sul sole, shoulder bridge con l'exhale, inspiro, ed espirando, tiro, parto dal cuore, addominali, straccio il tratto lombare e ora entro sui flessori, straccio i flessori, le braccia sono attive, ok? Ma non perdete la stabilità del tronco, staccate la gamba vicino a me, pallone, punta e volto, allungo, incremento la flessione dell'anca se possibile e 6 volte. E 6, rimango, cerchi verso l'interno, 5, in, S, fermo il bacino, è piccolo il 5, S e l'ultimo, in, reverse, e, S, in, S, in e l'ultimo, S, e volto, e scendo, cambio gamba, ritrovo gli addominali, mi recupero, mi riporto il cuore verso l'esterno, table top al nuovo, incremento, uso l'estensore per scendere, 1, e, 5, e, 6, su, e, in. Portare la colonna con le mani dietro, ok? Chi
ce la fa, prima si fa una gamba alla volta. Quindi staccate la gamba vicino a me e estendete l'anca portando il pube in direzione opposta. Bacino, indietro, torno giù e scambio la gamba. E S, bacino, S. E adesso chi vuole continua così, se no quattro volte si scambia in un e S, S, I. S, S, in, estensori e addominali, scendo con il tango, rimporto le braccia giù e comincio a sbronzolare, arrivo a 90, unisco le gambe, porto su testa con la spalla, ferro le gambe, allontano le gambe e salgo con controllo, con controllo e di allineare la testa verso l'alto. Afferro una caviglia, afferro l'altra, le separo, stacchiamo. Ora lo so con il mio piedino, però lo faccio così. Ok, stacco la gamba, la mano e la gamba. Tre flessioni in là, quindi senza muovere niente. S. In, lavora con il mio fuoco. Cambio. In. S. In. S. Tirate le gambe verso il fronte, tirate le mani, cavati, e su, chiudo, di nuovo, afferro, apro, e ora rampo, in, e distendo, e rampo, in, e ancora uno, e parto dal bacino, mi schiudirà le domani, e su, e allineo, diesel, due, in, chi vuole lo fa con le gambe tirate, in, due, in, tempo di fronte, scendo, ritorno un po' più a sinistra, separo, ristabilisco la posizione di partenza, in, abbasso,
incremento la rotazione, streccio la spalla, torno con la spalla in posizione, no, entra vuoto, scusate, sbagliato, e extra vuoto, e torno di nuovo, sulle braccia, centro, mi tuffo in avanti, e risalgo, fermi, qua, e su, in, e, e il braccio, braccio, S, in, ed, S, in, braccio, braccio, le ruote, ancora due, palmi verso la testa, ed, S, in, braccio, braccio, ruoto lento, braccio, in, e, S, e, in, braccio, braccio, ruoto, unisco, allungo, apro, cerco la posizione di terra sul corpo. Ok, mani verso il bacino, spalla in avanti, scapole nella loro posizione lenta, più possibile. Corpo in largo, addominale estensore. In e preparo. Parto dalle spalle, estendo le anche, estendo le spalle, estendo la schiena. E scendo. 5 volte. In. Estendo le spalle. Anche e schiena e tre allineo la testa e quattro non articolati bravissimo e due bravo molto molto bene e l'ultimo cinque sì le gambe sono distanti non sono piscine e torno, quindi facciamo un altro 3 con le gambe a un pugno di distanza per sentire la differenza da come si sente fare. Ok, sto parlando un po' difficile, su, 3 e per fissare, ex, e in, e es, e in, l'ultimo. Attenzione, attenzione, quando scendo non crollo, rimango, apri, quando scendi, vai, no, 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 va, senti la parte qui, ma senza questo in avanti, senti solamente le scapole, gli stabilizzatori delle scapole, è un po', apri il petto, apri le clavicole, è là, giusto, giustissimo. Ok, unisco le gambe, salgo su e streccio tutta la catena posteriore, gambe e schiena, in, es, in, e, ok, ci sediamo ancora un attimo, almeno io, e si va sul, sai, bene, andiamo a fare, allora, partiamo qua. Dopo le ginocchiere si è fatto side lift, side kick, oggi si fa side band, side kick kneeling. Questo non ve lo metto, va bene? Ve lo volete fare. No, vai side band e side kick kneeling. Allora, mi piazzo, connetto bene tutto, espiro, questa spina lì è fa cerca il tallone lontano, fate attenzione di non essere qua, apro, espiro per fare, e dagli obliqui salto, in side plank, allontano il corpo dal mat, il braccio segue, il braccio parte, ritorno in side plank, e scendo da dove sono arrivato, non avvicinate troppo gli ischi al tallone, se no diventa un lavoro tutto di gambe e di braccia invece che di obliqui, e in, S, allontano, e side plank, bravissimi, non troppo alle, non dalle gambe, senti, scendi e senti il lavoro eccentrico sulla parte sopra, sì, meglio, meglio, tutti tocchi questo angolo, perché quando scendi vai tanto verso il tallone ti diventa molto di spalla, qui, l'ultima volta, e può essere una variante per fare un lavoro più sulle spalle e in
es, allontano, e in, e ritorno. No, no. Sì, facciamo un altro. Ok, si è pensato qui. E. Es. In. Giù la gamba. Uve in avanti. Stacco la gamba. Qualcuno mi la tira. Mano dietro. Flex e parto. Es. Es. In. In. Es. Es. In. In. Es. Es. In. In. Es. Es. In. In. Es. Es. In. All'inizio scendo braccio e stretto tutto il braccio. Pensate alla retro versione del bacino per stretchare il flessore, superficiale, quindi il fondo, e respiro. Torno al centro. Recupero la gamba sotto per il collo, sposto il peso sulla gamba che ho appena ritirato, vado dall'altra parte, faccio un tilt laterale appoggio, piede in taglio e la mia gamba va per salire. Ora da qui scendo e mi concentro sulla parte sotto. E respiro per vado, in, allontano, torno, scendo, in, esalo, in, stai su bianca e con il piede la parte sotto e scendo, e ancora due, in, es, 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 in, e e in, prima allontano il collo, poi la scapola rimane giù, vado con il braccio, ritorno in scapola, scendo, uve in avanti, mano dietro, stacco, flex e parto. In, 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 allineate i polsi. Allineate il polso della mano dietro la testa. S, S, I, I, S, S, I, I, S, S, I, I. Allineo, qualcuno mi tira via, abbasso, salgo, streccio. Uve in avanti, rilassate le spalle. Sentite tutto lo stretch, la coscia, sul fianco, sui muscoli dentro. Torno al centro e vado un po' di perdere la sinistra. Sistemo i gomiti, sistemo le scapole, la testa. Mostriamo un po' di mobilità dopo tutta questa stabilizzazione, volta stretch e round e snap, stabilizzo bacino e tratto lombare, scapole verso il bacino, stendo la parte braccia e round dalle addominali, cercate di non coinvolgere i glutei, solo addome e la parte alta di sotto. E profondamente estendo la parte coraggio e allunghiamo la gamba lontana da me, bacino in una posizione che supporta la colonna lombare e stacco l'altra gamba e vado in alto. Poste connesse, scapole connesse, porto i talloni su e alterno come Francis. 10, 9, tenete il bacino stabile e
7 e 7 e 5 e 4, stringiate il polpaccio, 3 e 2 e 1. Palloni tutti e due su e torno in una posizione di front sul collo. Adesso andiamo a plantar flexion, il piede lontano dal muro. Solo 3 e 2 e 3. Parto dal collo, profondo e ginocchio lento. E ritorno in front sul collo. Profondo e ginocchio lento. Giro le dita dei piedi, allontano bene le braccia, le mani, ritorno in up stretch, ritorno al suo supporto, dalla prima, e uno, e due, nuova schiena, e tre, e adesso, dammi, due, tre, e via, e ancora, due, prima addominale, poi smesso di due, e via, e abdominali e sensori dell'altro. E via lì. E giù ed acquisci. Allungo le braccia in mano. Rimaniamo con lo stemma pesantissimo. Ok. Uve pesanti. Tacole però piazzate nella loro posizione lenta. Ok. Allungo, gamba vicino a me, braccio lontano da me, e scendo, e la tua su, lontani, 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 e scendo, e su, lontani, 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 e scendo, e su, e uso i flessori delle spalle e gli estensori dell'altra, fermi un attimo, cerco una piccolissima estensione di braccio. Piccola, piccola, stessa cosa, braccio fuori alle mani, esci, estensori dell'altra, estensori delle spalle, esci, e ora salgo le mani, l'altra raggiunge, su, in su, su, tre quarti, su, tre quarti, in, su, tre quarti, su, tre quarti, in, quarti, su, tre quarti, tre quarti, braccia dietro, piego le gambe, le afferro e scendo. Ok, Rocky, prego. Prego. Ok, core, uve verso lo schermo, spalle e scapole piazzate nella maniera giusta. Inspirando, punta delle dita verso il soffitto e schiena e scendo. Si fa tre volte. E uno, due, e due, e uve pesante, estensore, bene, bravo, e attenzione ai vostri colli, l'ultimo, e, due, tre, yes, ok, con super controllo, uve verso l'esterno, allungo le gambe e vado a mettere le mani sotto le spalle, i gomiti spingono, addominali tantissimo e trovo una posizione in alto. In mano, essere mano, in mano, essere mano, e adesso avvicino il ginocchio, e vado in direzione delle parti, e
rosso, queste tutte le nostre stazioni, ecco. Quindi partiamo da una posizione su, la giungo verso mano, e giù in stretch, e vado, e noi spingete il collo in là, 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 bene. Chi ce la fa? Mantiene le mani dietro, se no la modifica. Proviamoci tutti all'inizio e poi finisce. Lo comprimete la testa, lungo il tratto sulficato, in e qui, e finisce, scende, ancora uno, inizio. Ok, in, adesso braccia avanti, yes. Ok, in possiamo andare, passa la mia posizione di biblioteca, entra il suo supporto, quindi stretch, e mentre ritorno sul suo supporto scacchiamo la gamba vicino a me, la mettiamo per fare uno stretch qui, salgo, cerco di sentire bene il bacino verso la destra, in versione. Prendiamo le mani in tutto lo spazio e in. Parto dal collo, il ginocchio avvicina al mare. Es, rimango bassa e il pallone va verso il mare. E parto dal collo, sento la parte alta. Es. Ok, scendo con super, controllo senza collassare. Lancio, sfondo, in su, stretto tutta la parte davanti di qua, apro, metto in mano, stretto, distruzione di mia, quindi, cercate di attivare il muscolo della schiena, cercate di non essere così rotondi, preferibilmente per le ginocchia. Torni. Vabbè, che facciamo anche questo. Mano, vicino e rotiamo. Cosa? Prendo uno. Sì. Mano. Sento la parte alta e corro retro verso e uno in avanti, ginocchio verso il basso, rimango più bassa possibile, porto il pallone verso il basso, stretto, 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 e ora con super super controllo scendo. Guai a chi fa col buco. Cambia il buco. Lancia. Via. Esso. Vai. Sveglia. Indietro dal cannone che andiamo avanti.
ginocchio viene oltre a noi. Mano vicino all'interno del piede. Spingo via il manto al piede. Guarda la mano. Fina. E ruota. Corro un po' più forte. Stretch e camminare. E con i piedi verso l'esterno. Rilasso la testa e le spalle, tengo le gomiti in ginocchia, inno e rimango, respirando, attivo i muscoli dietro, le cosce che attaccano sul bacino e comincio a andare a destra verso e alzare il mento, una vertebra sull'altra. Inno. Grazie a tutti per